tutti e benvenuti all'Angolo del Focolare. Io sono Valentina, Family Manager e specialista dell'organizzazione. Qui all'Angolo del Focolare ti racconto come ho semplificato la mia vita in casa e in famiglia. Oggi parliamo di spesa una volta al mese e di dispensa. Come ho semplificato la gestione della mia dispensa negli ultimi 6 mesi. Mi sono appena trasferita in casa, abbiamo cambiato un po' di cose nella gestione della casa, della dispensa e della spesa in generale, e adesso vediamo come ho aggiornato la mia dispensa in quest'ultimo periodo. Ehi, ho una novità per te! Se sei sempre di corsa e dedichi tutto il tuo tempo solo al dovere e non hai tempo per te e le cose che ami, se ti viene ansia da prestazione quando parliamo di pianificazione, menu plan, routine e tutte queste cose, se ti senti in un vortice quando parlo della tua casa e ti senti risucchiare da questo vortice, se ti senti di far tutto da sola senza aver nessuno che possa darti una mano, se pensi che le routine siano solo un dovere e che ti imbriglino in una serie di doveri senza darti mai spazio all'improvvisazione e alle cose belle per te, se intorno a te vedi solamente caos e non sai da dove partire, eccomi qua! Sono qui per te, ho creato un manuale che è qui proprio per aiutarti. Ti voglio spiegare proprio come semplificare, come creare la tua routine, in fondo la routine migliore per te. Scarica qui sotto Il potere delle abitudini, è proprio un manuale che ti aiuterà in tutto questo. Non perdere questa occasione, mi raccomando, è completamente gratuito, per cui cosa aspetti? Appena trasferita in questa casa ho allestito una dispensa in quello che io chiamo sottoscala, con l'intenzione di archiviare tutta la spesa che faccio una volta al mese e che quindi volevo lasciare fuori dalla dispensa quotidiana. Perché? Perché quando faccio la spesa una volta al mese, a volte anche un pochino di più, è talmente tanta roba, tipo prendo 5 kg di farina per intenderci, ok? E li lascio lì, sono scomodi nella dispensa quotidiana. Poi, settimanalmente o comunque quando finisco le mie scorte, mi rifornisco. In questi 6 mesi però ho notato che questa tipologia di disposizione non era comoda nella quotidianità e nell'utilizzo quotidiano di come noi viviamo la nostra famiglia e con tutti i nostri difetti, possiamo dirlo? Ecco, io non sono brava con i legumi, sono stati proprio i legumi a farmi fare questa riflessione. Non sono brava con i legumi secchi in particolare, tendo spesso a comprare i legumi in barattolo, non c'è niente di male per quando si ha fretta, però volendo utilizzare il più spesso legumi secchi, averli di là mi era veramente scomodissimo. Ho quindi deciso di riorganizzare la dispensa, questa quotidiana, con i legumi secchi, con alcune cose di archiviazione che quindi mi durano per tutto un mese circa. Ho recuperato quindi diversi tipi di barattoli, alcuni che avevo già, alcuni che ho preso all'IKEA, alcuni di riuso proprio, quindi magari abbiamo preso nella spesa precedente diversi prodotti in barattolo, quindi olive, peperoni sott'olio, pomodori secchi e quant'altro, e ho deciso di riutilizzare questi stessi barattoli per la mia dispensa. Dopotutto erano belli grandi, belli capienti, e una volta rimossa l'etichetta, vedremo poi magari successivamente come rimuoverle al meglio, le etichette proprio dei barattoli. Seguitemi magari su Instagram, che sicuramente ne faremo un reel. Ho utilizzato quindi questi barattoli come contenitori di piselli, fagioli, ceci e tutto questo tipo di alimenti che durano a lungo nel tempo. Infatti questa è la mia dispensa, io la chiamo dei secchi, come si può chiamare? La dispensa, perché i freschi stanno nel frigo. Ho recuperato quindi le cose della spesa una volta al mese, le cose che avevo in dispensa e non stavo utilizzando al meglio, ho portato tutto qui in cucina e insieme ai barattoli li ho anche sciacquati perché avevano
utilizzi diversi, magari ho deciso che il barattolo della farina poteva essere più utile per un'altra cosa. Questa è un'azione che io faccio più volentieri la domenica. La domenica è una giornata che noi prendiamo molto rilassata, non prendiamo grandi impegni, al massimo andiamo a fare una passeggiata nei dintorni. Ci piace proprio dedicarla alla cura dei dettagli in casa. In particolare la domenica è davvero comodo per noi fare questo tipo di attività perché il sabato siamo magari andati a fare la spesa. La spesa una volta al mese, infatti, la facciamo magari in un supermercato grande, riguarda naturalmente i prodotti secchi, perché i prodotti freschi invece li prendiamo da produttori locali. Abbiamo trovato una contadina che vende la sua frutta e verdura, un caseificio dove prendere il latte, i formaggi e queste cose qui, e abbiamo scoperto anche una bellissima azienda agricola qui vicino dove vendono il vino sfuso. Ah, siamo clienti fissi, possiamo dire così, soprattutto adesso che in periodo di vendemmia devo dire che si potrebbe andare anche a fare una gita. Dicevo, è comodo fare quindi questo tipo di riordino la domenica, perché avendo fatto la spesa una volta al mese il sabato con Francesco, che quindi magari mi dà una mano a fare una spesa un po' più pesante e impegnativa, e riusciamo poi a dedicare la domenica al riordino e alla sistemazione. Infatti mi vedrete nelle riprese di questo video molto rilassata. Era una domenica mattina, ho deciso di tirar fuori la telecamera e di riprendere quello che stavo facendo. Vediamo però adesso come ho sistemato la dispensa nel dettaglio. Naturalmente, avendo girato questo video un paio di settimane fa, è già cambiata la dispensa. Alcune cose sono finite, alcune cose sono state spostate, ma la cosa importante che volevo farvi vedere è proprio come è stata pensata. In alto ho messo fagioli e ceci. È stato per me molto importante metterli in questa dispensa piuttosto che nel sottoscala, proprio perché mi permette di vederli. Io non so voi, ma lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Quando io non vedo una cosa, mi dimentico di averla e quindi non la faccio, soprattutto per quanto riguarda i legumi secchi. Davanti c'è un altro barattolo perché mi ricorda che vorrei prendere del tè in foglie, cosa che non ho e mi piacerebbe fare da tempo. Questa è una cosa che mi è molto utile, il barattolo vuoto, anche per quanto riguarda la pasta. Come vedete qui c'è un barattolo di spaghetti vuoto. Che cosa mi sta dicendo questo barattolo di spaghetti vuoto? Sono finiti gli spaghetti, vale comprare gli spaghetti. È davvero utile il fatto di avere la dispensa organizzata così, perché mi permette di vedere in un colpo d'occhio subito tutto, in un colpo d'occhio tutto quello che c'è, quello che manca e quello che è da utilizzare il più velocemente possibile. Infatti vediamo che i legumi sono belli pieni e quindi magari adesso colgo l'occasione per mettere in ammollo i ceci, i legumi. Una cosa per me davvero molto comoda è proprio questa dei legumi. Ricordarmi una volta alla settimana, quando faccio la spesa, anche settimanale della frutta e verdura, di fare delle piccole preparazioni. Magari ne parleremo in un video specifico di cucina una volta al mese, che non è una cucina una volta al mese, è più un meal prep, quindi una piccola preparazione di ingredienti in realtà. Prendo quindi i fagioli, i legumi, le cose che richiedono più tempo nell'ammollo, nella cottura, eccetera, e li metto in ammollo per poi prepararli per la settimana. Durante questo tipo di preparazioni preparo magari anche lo yogurt, ci vogliono un po' di ore, però l'assemblaggio è veramente veloce. Quindi cerco di preparare quelle piccole cose che vanno poi a semplificarmi la preparazione dei pasti durante la settimana. Sistemare la dispensa sotto scala non è stato un portare tutte le cose di qua, ma è stato proprio un sistemarla e ripensarla. Ho portato i legumi, le cose secche di qua per vederle, perché appunto, come abbiamo detto, rischio di dimenticarmele, ma anche ha permesso di liberare lo spazio nella dispensa sotto scala
per uno dei sogni che avevo quando mi sono trasferita in campagna, ovvero fare la passata, le marmellate e tutte queste cose qua. Intanto ho liberato spazio perché mi sono resa conto, mi sono malata proprio nella settimana clou dei pomodori, quindi ho preso i barattoli, ho preso anche la pentola, ho preso una grandissima pentola per fare marmellate, passate, eccetera, e mi sono ammalata. E quindi quest'anno mi sa che non riuscirò a fare la passata di pomodoro, però intanto i barattoli ci sono, lo spazio l'ho fatto, magari con questi barattoli potrei fare della marmellata più autunnale, qualcosa per l'inverno. Non vedo l'ora comunque di utilizzare e sfruttare anche quella parte di dispensa, che comunque contiene ancora e tuttora i miei 5 kg di farina, i miei 5-10 litri di olio e quella non cambia. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il rinnovo della mia dispensa dopo 6 mesi. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero vi sia stato utile avere uno scorcio su quella che è la mia dispensa rinnovata dopo 6 mesi in casa. Io vi ringrazio ancora per essere stati qui e alla prossima. Ciao!